Unterleister, tutto fatto, tutto definito, a breve saluterà definitivamente Roma, prenderà un volo per l'Inghilterra e metterà nero su bianco il suo contratto con le Foxes. Ieri, a giudicare dai commenti sia su Instagram che su YouTube, non mi sono fatto intendere benissimo e quindi oggi ne riparliamo in maniera più chiara, in maniera più precisa, magari a mente anche più fredda perché ovviamente è passata qualche ora, più di qualche ora, ne riparliamo meglio oggi. Diciamo che mi sono spiegato male, in maniera molto molto probabile e quindi appunto vorrei riparlarne. Parliamo quindi di questo colpo. Onner va via per 28 milioni in totale, 27-28. Adesso bisogna vedere se i bonus saranno inclusi, mezzo esclusi. Comunque più o meno 28 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto. Però qual è il problema? La cifra secondo me non è alta, considerando che alla fine non è in questo mercato i prezzi sono non alti di più, ma non solo in questo, negli ultimi 5 o 6 mercati i prezzi sono balzati veramente alle stelle, sono schizzati in orbite, quindi secondo me con Under la Roma poteva ricavare molti ma molti più soldi. Secondo punto molto importante, sempre del prezzo, il piano A dell'Eister, perché Under è il piano B, il piano A era Trincao del Barça, acquistato 7 mesi fa, 8 mesi fa, 9 mesi fa, comunque a gennaio, sempre dal Barça, dal Braga, per 31 milioni. E vi ricordo che Trincao al Braga è vero, ha fatto qualche buona partita e nell'Europeo Under 19 con il Portogallo ha fatto qualche buona gara, però resta sempre un inesperto con zero esperienza internazionale che vale 31 milioni. Undre invece è ormai da anni che gioca e gioca anche abbastanza bene, è uno esplosivo, è uno forte, uno che a volte cambia anche le partite e vale solo 28 milioni, almeno questo è quello che ci hanno pagato, quindi pensate un po', e già questo potrebbe bastare a servire come contro nella trattativa, come se non bastasse però. C'è un altro punto molto molto importante, che forse è il più importante di tutti. Il fatto che 2 settimane fa, più o meno all'incirca, Zaniolo si è rotto il crociato. E proprio per questo alla Roma, secondo me, serviva quantomeno la permanenza di Under, se non l'arrivo di El Shaarawy o di qualcun altro. Perché abbiamo adesso i giocatori contati, se vogliamo giocare con il 3-4-2-1. È vero, Under non è un trequartista, non è uno che deve giocare lì. Ci siamo un po' adattati a mettere gli esterni lì. Quello è il ruolo perfetto di Mkhitaryan. E su qua non ci piove, su questo non ci piove per niente. Però Under, diciamo che secondo me si sarebbe potuto adattare molto bene. E diciamo anche che a Cagliari, nell'ultima amichevole della Roma, è stato uno dei migliori. Ha giocato benissimo, ha fatto veramente scintille con Mkhitaryan. E quindi secondo me poteva essere la sua stagione, la stagione della definitiva consacrazione. Per Under invece la Roma sceglie di darlo via. Quindi questi sono motivi assolutamente contro. E aggiungiamone un altro, ribadiamo un altro punto a sfavore. Punti a favore non ne trovo, perché questi 28 milioni non so neanche come saranno reinvestiti. Altro punto a sfavore, è molto importante anche questo, è che tra 2 giorni, perché oggi è giovedì, il campionato della Roma comincia sabato, comincia la Serie A tra 2 giorni. Quindi tra 2 giorni la Roma dovrà scendere in campo a Verona e Dzeko è sul punto di andare via con l'imminente arrivo di Milik. Però ovviamente Milik non può giocare a Verona, perché non puoi arrivare venerdì sera e giocare subito sabato sera. È impossibile, quindi con ogni probabilità Milik non giocherà. Andiamo via Under e quindi io non so con chi la Roma andrà a giocare a Verona, non è solo Verona, il problema è che il mercato è comunque agli sgoccioli, è vero, mancano ancora 20 giorni, però le squadre ormai non vendono più nessuno, non ci sono grandi colpi, quindi quello, l'opportunità di Under è l'ultima opportunità per il Leicester di prendere un esterno come si deve e quindi noi potevamo, se proprio volevamo vendere Under, cercare quantomeno di rialzare un po' il prezzo, anche perché vi ricordo, lo ribadisco per l'ennesima volta, non è che il Leicester si sia fatto problemi a rialzare completamente il prezzo di Mahrez e continuamente il prezzo di Mahrez quando la Roma voleva prendere l'Algerino. Quindi io all'Acer non avrei dato nulla quasi per principio, per di più un esterno che gioca a destra di Pere Mancino. Poi, se ci mettiamo il campionato imminente, se ci mettiamo il fatto che la Roma non ha così tanti esterni, se ci mettiamo il fatto che Zaniolo si è rotto, se ci mettiamo il fatto che i prezzi non sono alti, diciamo che non trovo un solo punto a favore. Poi è vero, negli ultimi anni ha giocato un po' peggio. Però è anche vero che nessuno gli ha mai concesso il giusto spazio e questo è un errore perché Fonseca non lo può vedere, Fonseca non lo ha mai messo quest'anno anche quando era disponibile, ha preferito mettere giocatori acciaccati, ha preferito mettere un Kluivert imbarazzante a Napoli piuttosto di mettere Under che comunque era in forma, quindi Fonseca non lo può proprio vedere e non so perché lo abbia completamente fatto fuori, questo sicuramente è un punto da chiarire.
Però io onestamente continuo dopo quasi 24 ore a non vedere ancora punti positivi nella trattativa. Prestito di 3 milioni oneroso con obbligo di riscatto fissato a 24-25 milioni, quindi 27-28 in totale. Per me cifra bassa considerando tutto questo, considerando che ovviamente Leicester non aveva tante opportunità di prendere altri esterni al pari di Under. E poi la butto lì, Under secondo me farà come Salah, che a Roma era molto molto forte, molto più forte Salah di Under a Roma, questo senza dubbio, però Salah è diventato uno dei migliori esterni al mondo quando andarono in Inghilterra, quando andarono a Liverpool, e secondo me Under diventerà uno dei migliori esterni della Premier quest'anno, già quest'anno, se Rodgers lo gestirà bene e ne sono certo, diventerà uno dei migliori esterni a mani basse della Premier League. Se lo merita, perché comunque è stato sempre un grande professionista, qualche uscita di troppo, però niente di eccezionale, niente di incredibilmente, niente di incredibile, normale, più o meno nella media come professionista. Io gli auguro il meglio, certamente, però non posso dire che la Roma abbia fatto un affare a darlo via, anche perché ovviamente è molto giovane, ha ampi margini di miglioramento e quando era uno sconosciuto in Turchia e non lo conosceva nessuno al di fuori della sua nazione, lo abbiamo pagato 15 milioni in totale. Adesso lo diamo via per 13 milioni di più solo, mi sembra un po' poco, onestamente. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!